originariamente veniva fatto in ciascun alpeggio, diciamo dagli alpigiani, per, diciamo, come momento per risolvere tutte le eventuali discordie o eventuali problemi che c'erano stati magari durante la stagione. Siccome negli alpeggi poteva capitare qualche screzio, vivendo proprio vicini così, faceva il famoso past, che era quello che si diceva, la faceva sempre a fine monticazione, di dire, beh, c'è stato qualcosa tra me e te, dai, facciamo un pasto, poi c'era una piccola cantina, dai che andiamo a bere un calice, come dicevo, dai che un bel vergot, e anche lì si sistemava tutte le cose, e allora erano momenti belli, e poi ci si divertiva, si cantava, si... Che o pasto e sa come calè. L'ore, venimi, io fa che la tua carne pronte, copave... Me lo fai cavre, copare prop, e bestiò, invece caccia la roba, la carne. Fai sciuparmi a par cagliere sesetti, l'uno si mangiava in quattro. E tenia la frittura, poi fai va la frittura. Dopo la carne gli fai cos, e come fa il pasto, fai cos. Dopo tirare sulla carne, che era un brù, poi fai la minestra, fai un desfritto, e si ora. E ora bisognava prepararti il prume. E si oltre idee, e fa andare nella padella, e gli operai la fa una minestra. Fai la metti giù la cosa, dopo gli metti giù un po' della carne. Macellavano o una pecora, o due pecore, insomma, carne di pecora, e facevano la tipica minestra de past con la carne bollita, e poi si faceva la frittura fatta con le frattaglie dell'animale che veniva macellato. Quel lavoro lì aveva appunto questo scopo di mangiare un giorno tutti insieme e di cercare di cancellare eventuali dissapori, eventuali scontentezze, per venir giù ed essere tutti in pace. Adesso il past non ha più proprio quella finalità. Ogni alpeggio ha la sua data più o meno prefissata, e per il past ci si deve organizzare. Di solito c'è sempre ci sono delle persone sempre addette a fare quelle cose, però bisogna coinvolgere tutti, perché ovviamente bisogna preparare nei giorni precedenti, bisogna fare gli acquisti di tutto quello che serve, e poi nel giorno precedente c'è tutta la verdura da preparare, da tagliare, eccetera, quindi serve la manovalanza delle donne, e poi il giorno stesso ci si organizza per gestire il piccolo bar, c'è chi si preoccupa di cucinare, della minestra, eccetera, e questo comunque è sempre un po' il piccolo evento, diciamo, perché secondo me è lodevole che comunque tutti più o meno diano una mano, ecco, e anche questa secondo me è una cosa particolare che fa comunità, perché alla fine sì, è un modo anche per sostenere economicamente l'alpeggio, perché con quei soldi che si raccolgono si riescono a fare dei piccoli lavoretti qua e là. Però sono comunque delle tradizioni che vengono tramandate, che vanno avanti perché alla gente piace farlo, a mio parere. Perché altrimenti, voglio dire, nessuno è obbligato. Cioè, i pasti vado più o meno a tutti, perché comunque c'è l'amica che ti invita a premaniga a mangiare il risotto perché ha la casa lì, allora si va dall'amica. Poi c'è lo zio che ha la casa in Barconcelli, allora l'8 agosto siamo in Barconcelli. E il 14 c'è il tendone alla rasga, vuoi non prendere la parte alla rasga e andare a mangiarla con gli amici sotto il tendone. Il 15 agosto è il forni, quindi anche lì. Quindi cioè, diciamo che agosto è un pasto unico. E poi ecco, una cosa che mi piace dei past è tantissimo cantare, perché comunque past c'è sempre l'orario in cui uno inizia a cantare e l'altro subito dietro, è bellissimo, che mi piace proprio tanto.